Ciao! Allora, oggi video dei preferiti di primavera, perché ormai l'estate è iniziata, è ufficiale. Oggi c'è un'arietta bella fresca, per cui non si muore di caldo. Io sono molto molto contenta per questo fatto, però ormai la primavera ce la siamo lasciata alle porte e quindi è arrivato il momento di fare il video dove vi racconto le mie 8 cose preferite per questa stagione. Allora, prima categoria, piatto o ricetta preferita. Allora, devo dire che questa stagione è stata un po' sono stati dei mesi dove ho cercato sempre ricette senza qualcosa, perché per un motivo o per l'altro mi è capitato di cucinare per persone che magari avevano o avevano scelto delle diete particolari oppure avevano dei problemi di intolleranze, e quindi per me è stato un po' una sfida, perché quando tu sei abituato a cucinare in un determinato modo, alcuni ingredienti li dai per scontati e quindi ti viene in automatico utilizzarli. Il doverli privare ed essere costretto a non doverli usare, cosa? Allora, all'inizio hai questo effetto un po' di shock, che ti senti quasi che la terra ti crolli sotto i piedi, perché dici: oh mio Dio, tutte le mie certezze crollano, e questo è il primo punto. Però in realtà dall'altra parte ti aiuta molto a divertirti e a dover giocare con la fantasia, quindi a doverti spingere in ambiti e in ambienti che a cose normali magari non avresti mai approfondito. Quindi devo dire che le ricette che ho preferito in questo periodo erano ricette senza qualcosa, e in particolare la ricetta dei waffle di zucchine che avevo preparato in occasione della prima cena in terrazza, sia perché era da tantissimo tempo che volevo provare a fare i waffle, perché non so, a me piacciono da matti. Avevo comprato la pentola, però non avevo mai trovato l'occasione o comunque una ricetta interessante da poter riprodurre, sia perché sono super buoni veramente, anche soprattutto adesso che si va verso l'estate, si possono fare anche prima, si surgelano, poi quando non abbiamo voglia di cucinare le tiri fuori, li metti dentro il tostapane, si scaldano e li utilizzi veramente per mangiare accompagnati con del salmone, con delle verdure, dei pomodori, una mozzarella. E quindi devo dire che sì, le mie ricette preferite della primavera sono state le ricette senza qualche componente, proprio perché mi hanno messo, mi hanno dato lo spunto per mettermi in gioco. Prodotto beauty preferito. Allora, non dirò nulla di nuovo, perché molte di voi diranno: beh, ci sei arrivata adesso. Però devo dire che il mio prodotto beauty preferito è stato l'olio di mandorla 100% puro, cioè quindi 100% olio di mandorla. Io prendo quello dei provenzali, l'avevo già comprato tantissime altre volte, anche perché appunto i prodotti provenzali sono tutti cruelty free, vegan, insomma hanno tantissime certificazioni, sono tutti naturali. Però lo usavo nel modo sbagliato, perché io lo mettevo sulla pelle asciutta e quindi avevo poi quell'effetto super unto terrificante. In realtà ho scoperto che non va messo sulla pelle asciutta, ma va messo sulla pelle bagnata, quindi adesso lo metto proprio lì insieme a tutti i prodotti che uso quando sono sotto la doccia. Appena spengo l'acqua lo passo proprio abbondantemente sulla pelle ed è fantastico, perché in questo modo ho la pelle idratata, però elimino quella parte di appiccicaticcio, untino, che dà un po' fastidio, soprattutto adesso che si va in estate, che fa caldo, che quindi quella sensazione di avere qualcosa addosso, anche se soltanto una crema, dà fastidio. Trovo che questa sia un'ottima soluzione per poter mettere qualcosa di idratante, naturale. Però senza, evitando appunto quell'effetto un po' appiccicaticcio. Ce l'avete giusto i primi 3 secondi, poi dopo comunque vi asciugate, ma è comunque penetrato nella pelle e rimane molto idratata. Quindi devo dire che l'olio di mandorle messo bagnato, scoperta beauty del periodo. Canzone preferita. Attenzione, udite udite, è una canzone italiana. Io sono un'esterofila, non chiedetemi per quale motivo, perché io non ho niente contro tutto ciò che è italiano, e anzi adoro follemente, però per una mia, boh, non so, sono fatta così, mi hanno programmato così, non so per quale motivo, ma io ho una predilezione per tutto ciò che è estero, che viene dall'estero, e quindi anche nella musica io ascolto molta più musica che viene da altri paesi del mondo piuttosto che musica italiana. Però devo dire che sono stata proprio piacevolmente colpita da Motta, e l'ultimo album è stupendo, l'ho sentito e risentito e strasentito un sacco di volte, e soprattutto
La canzone che proprio mi ha accompagnato in questi mesi è Chissà dove sarai, e il testo mi piace da matti. Tra l'altro avevo usato anche una parte del testo per una caption di una foto che ho pubblicato su Instagram, proprio perché è proprio bello, 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 mi piace tantissimo. Se non la conoscete, ascoltatela e ascoltate il testo perché è molto bello. Rimanendo un po' in tema, così un po' musica e arti, film o serie TV preferita? Come sapete, io non guardo tantissime serie TV, preferisco guardare film, e non ho assolutamente dubbi, anzi era ora, cioè finalmente un film di quelli che proprio quando finisci di vederlo ti lascia quel qualcosa dentro che senti nostalgia di quel film, e i giorni successivi continui a ripensarci, come quando ti innamori di qualcuno, tipo colpo di fulmine, e poi dopo nei giorni successivi continui a pensare a quella persona. Ecco, questo film qui per me è stato così. Me l'avevate consigliato in tantissimi, mi avevate detto devi vedere quel film. Purtroppo non ero riuscita a beccarlo al cinema, e per fortuna l'hanno messo su Sky prima fila. L'ho preso, me lo sono divorato in un pomeriggio, e il film è Chiamami col tuo nome. Bellissimo, non vedevo un film così bello da non so quanto tempo. E la cosa che mi è piaciuta tanto di questo film, non tanto la trama di per sé stessa, ma la sensazione, l'atmosfera, proprio tutto quello che ti fa provare quel film, e non so, in un certo senso ti fa riportare anche un po' tempi passati, un po' nostalgici, e non so, per me quel film lì è stato veramente una scoperta, bellissimo. In tanti mi avete consigliato di leggere anche il libro, infatti ho preso il libro, non vedo l'ora di iniziarlo, quindi sì, se non l'avete visto guardatelo, perché è un film da vedere, soprattutto d'estate, è proprio boh, bello 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 bello. Profilo Instagram consigliato. Allora, la volta scorsa avevo consigliato un profilo super seguito, cioè proprio di quelli già un po' famosi, così bellissimo, che mi piace, adoro ancora tantissimo. Però questa volta vi consiglio invece un profilo che è molto meno seguito, è abbastanza piccolino. Cacchio, no, deve crescere in modo furibondo. Quindi adesso tutte voi che guardate questo video, vi prego, andate a iscrivervi, a seguire questo profilo, perché merita tantissimo. Lei si chiama Chiara, il profilo si chiama Mangio Quindi Sono, fa delle foto e delle ricette che sono pazzesche, pazzesche. Merita molto più seguito, molti più like. Io lo adoro, mi piace da matti, è uno dei profili che ho iniziato a seguire recentemente che amo di più, ed è uno di quei profili che mi piace seguire perché mi dà degli stimoli. Quindi io guardo le sue foto e dico cacchio, no, ma questa foto è bellissima, devo farle anch'io come le fa lei, anzi, perché sono troppo bella e troppo brava. Quindi dovete seguire il profilo di Chiara, Mangio Quindi Sono, ha anche un blog con delle ricette super buonissime, anche molto leggere, perfette per l'estate, perché comunque lei sta studiando proprio questo. Non sono più a fuoco, mi ha perso, eccomi qua, ok, sono tornata a fuoco. Lei sta proprio studiando alimentazione, quindi ha delle ricette veramente super interessanti, ma soprattutto ha un profilo bellissimo che dovete seguire. Mi raccomando, vi lascio il link qua sotto, non deludetemi. Brand sostenibile o handmade? Allora, la volta scorsa avevo detto un brand handmade, che era un gioielliere. Questa volta invece è un sito di un brand sostenibile. Allora, il sito si chiama silfir.com, è appena nato, proprio poche settimane fa, ma il concept e tutto ciò che c'è dietro è bellissimo, mi piace tantissimo. Loro hanno sede a Berlino, i prodotti però che trovate all'interno vengono da diversi brand, infatti è più che altro una sorta di portale. Loro selezionano tutti i marchi di brand sostenibili,
e li vendono appunto tramite il loro sito. Adesso gli articoli sono pochi perché appunto, come vi dicevo, è nato da poco, però è molto interessante perché per ogni articolo voi trovate sotto tutte delle indicazioni su come è stato prodotto, che materiali sono stati utilizzati, come è stato tinto, cioè tutte quelle informazioni che fanno, che bisognerebbe guardare per determinare se un marchio o comunque un capo è sostenibile oppure no. Inoltre loro hanno un'altra cosa che è super fighissima, cioè questo termine, vabbè, lasciatelo, concedetemelo perché è troppo bello. Praticamente loro offrono un servizio di riparazione gratuita del capo. Che cosa consiste? Se voi acquistate dei capi da loro e poi per qualche motivo si rompono, comunque per l'usura, insomma hanno bisogno delle riparazioni sartoriali, voi potete rispedirglielo a loro e la prima riparazione è gratuita, voi dovete soltanto pagare le spese di trasporto. E poi loro, una volta che hanno ricevuto il capo, lo riparano e ve lo restituiscono. In alternativa, se voi un capo non lo volete più tenere perché appunto magari, non so, non vi sta più bene, non vi piace più, ormai è usurato, potete comunque inviarglielo e loro tutti i capi che riceveranno verranno riciclati, quindi utilizzeranno poi le fibre e le manderanno in aziende specializzate per creare dei filati riciclati. Quindi, cioè, il concept dietro è veramente fantastico. Io ho comprato un pigiama da loro in cotone organico che mi piace da matti, niente, scoperta, bellissima, mi piace tantissimo il loro concept e appunto la tipologia anche di articoli che hanno, e niente, direi che questa è stata la scoperta. Poi, penultima categoria, app o podcast che mi è piaciuto. Allora, non sono ancora entrata nel mood podcast, però io direi un'app su tutte, la faccio breve, l'applicazione si chiama Unfold, è la domanda che mi chiedono più spesso nei messaggi diretti di Instagram: che app utilizzi per editare le tue Instagram Stories? L'applicazione si chiama Unfold, non credo ci sia bisogno di dire altro. Se vi piacciono le mie Instagram Stories, i caratteri, il layout e tutto, scaricate questa applicazione. E per finire, momento preferito. Beh, chiaramente momento preferito del periodo non posso che non nominare le cene in terrazza. È sempre bello poter appunto conoscere persone nuove, poter creare quel piccolo momento dove appunto attorno ad un tavolo tante persone che non si conoscono, che probabilmente a cose normali non si sarebbero mai conosciute, che però nonostante tutto ciò parlino e conversino come se fossero amiche di sempre, ed è una sensazione, si viene a creare un'energia pazzesca che veramente è impagabile. Quindi sicuramente questa è una componente che mi ha fatto amare ancora di più quest'anno le cene in terrazza, però devo dire che anche un altro dei motivi per cui io le ho amate particolarmente e meritano sicuramente un posto tra i miei preferiti della stagione è perché quest'anno mi hanno permesso di spingermi un pochino, di uscire un pochino dalla mia comfort zone, quindi fare un gradino in più per organizzarle, e mi hanno fatto capire che forse è arrivato il momento di modificare determinate cose e poter prendere un po' più di coraggio per fare un altro passo. Sono molto un po' così, come dire, non sto dicendo molto in queste frasi, un po' tipo oracolo, però sappiate che ho preso coraggio per fare delle cose che potrete vedere tra un po' di tempo, un bel po' di tempo, però insomma sì, belle cose, bei progetti che erano lì un po' in una sorta di sogno nel cassetto, ma non è tanto un sogno, cioè un progetto nel cassetto che ho deciso di togliere dal cassetto e iniziare a fargli prendere un po' d'aria e a svilupparlo maggiormente. Bene, questi erano i miei 8 momenti preferiti della stagione di primavera. Come ho fatto per Natale, se anche voi volete girare un video o farmi sapere quali sono state 8 cose, potete usare le mie stesse categorie, inventarmi delle categorie nuove, dirmi soltanto qualcosa di un'unica categoria, insomma potete fare quello che volete, però se volete appunto o girare un video, pubblicarlo, poi dopo fatemelo sapere, oppure me lo scrivete qua sotto nei commenti. Vi chiedo umilmente perdono se anche questa settimana sono stata lentissima nel rispondere ai commenti su YouTube, ma è stata anche questa una settimana un po' piena, quindi ci ho messo un po' più
più di tempo a riuscire a sedermi, mettermi davanti al computer e leggere con calma tutti i commenti, che sono sempre tantissimi, super carini, e quindi hanno bisogno del giusto tempo per poter da dedicarli, per potervi rispondere e poterli leggere tutti. Vi dico anche che lunedì, quindi domani, sarò a Palazzo Mondadori per un'intera giornata a cercare, visitare la redazione di Casa Facile, quindi seguitemi su Instagram nelle stories, perché vi farò vedere un po' di spoiler, così un po' in giro prenderò un po' di cose della redazione. Insieme a me ci saranno tutte le altre blogger del team di Casa Facile, quindi sarà una giornata veramente super bella, non vedo l'ora. E soprattutto ho deciso di girare il mio primo video per la Instagram TV, che è una novità della settimana, non ho ancora pubblicato niente, e quindi ho detto: sai che c'è, faccio un piccolo vlog della mia giornata di lunedì, della visita in redazione a Casa Facile, e poi lo metto sulla Instagram TV. Quindi, se volete vedere con me com'è la redazione di Casa Facile, sbirciare un po' di cose, seguitemi su Instagram perché troverete tutto lì. Io intanto vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, una fantastica settimana come al solito. Ci vediamo domenica prossima qui con un nuovo video. Vi bacio, andate sul blog a vedere i post che sono usciti settimana scorsa, dove parlavo appunto dell'ultima cena in terrazza. E basta, ho parlato fin troppo come al solito. Vi bacio, ciao!